Story Time. Evoluzione Radio. Amiche ed amici dei social, sono Gianluca Ruopolo e quest'oggi siamo pronti a raccontarvi una nuova realtà. Nel dettaglio andremo alla scoperta di una fondazione e lo faremo attraverso la voce del suo presidente. Sto parlando di Lodovico Barassi. Ciao Lodovico, ben trovato. Ciao. Come stai? Di salute benissimo, grazie. Bene, bello sorridente infatti, pronto a raccontarci un po' della sua storia, ma anche la storia della Fondazione Mariani. Iniziamo un po' da te. Dottor Barassi, si presenti al nostro pubblico. Brevissimamente. Vai. Naturalmente. Sono laureato in legge, ho fatto il notaio per 50 anni, adesso mi diletto ancora pur avendo finito e nel corso della mia vita ho fatto altre cose oltre la professione, naturalmente. Ciò che in questo momento mi piace ricordare è che nel 1984, giusto come notaio, ho redatto l'atto col quale è stata costituita la Fondazione Mariani, della quale sono diventato consigliere dopo poco tempo e del quale sono da qualche anno presidente. Beh, una bella storia, un cerchio che si è chiuso sostanzialmente, no? Da metter giù come notaio fino a diventarne poi presidente. Dai, ce ne racconti un pochettino dalla fondazione fino ad oggi, il percorso di questa fondazione. Nella Milano di un tempo, sì, ora meno, vi erano delle famiglie di grandi imprenditori che consideravano la beneficenza in un determinato modo. Un imprenditore milanese, Pierfranco Mariani, che non aveva figli e la cui moglie Luisa lavorava come volontario al BESTA, che è un istituto per la neurologia a Milano, non avendo figli, come dicevo, hanno deciso di devolvere l'intero loro patrimonio a una fondazione e proprio per via dell'attività che aveva svolto la signora Luisa, la fondazione che hanno costituito era per la cura della neurologia infantile, prevalentemente presso l'istituto BESTA, ma in realtà, come vedremo dopo, la fondazione si è espansa nell'ambito per ora della regione Lombardia, a Como, Monza, Pavia, eccetera. Beh, intanto l'anno prossimo, Lodovico, saranno 40 anni della fondazione, no? E quest'anno si chiude il quarantesimo e inizia si chiudono i 40 anni, esatto. E l'anno 21 si partirà. Vedremo dopo, magari parlando di progetti, ma certo, che cosa può succedere, cosa e che cosa succedere. Speriamo che succeda. Intanto, quali sono quindi le attività che svolgete e a chi si rivolgono? Allora, per statuto, dicevo prima, il rapporto principale è con l'Istituto BESTA di Milano per la neurologia infantile e su questa linea la Fondazione Mariani, sulla base di quanto indicato non dal Consiglio di Amministrazione, del quale fa parte un notaio e quindi che non potrebbe nella neurologia infantile, ma da parte di due comitati scientifici che sono stati nominati, che durano un certo periodo di tempo e che danno le indicazioni scientifiche per le varie attività al Consiglio di Amministrazione, svolge la sua attività in assistenza, formazione e ricerca. Mi piace ricordare che cosa è scritto nel sito della Fondazione Mariani, un sito che invito gli ascoltatori ad andare a visitare, fondazione-mariani.org per essere precisi. Molto bene, nel sito, in una pagina iniziale, c'è scritto: dove non si può guarire, si può curare e alleviare il presente, nella speranza che domani la ricerca possa offrire un futuro migliore ai bambini con malattie neurologiche. In questa frase c'è tutto quello che fa Fondazione Mariani. Ricordiamoci che nella neurologia infantile molto spesso non si guarisce, si allevia semplicemente il dolore e la malattia, ma qualche volta si guarisce naturalmente, ma molto spesso ci si limita a migliorare. Ecco quindi il dove non si può guarire, si può curare e alleviare il presente. E come si cura per quanto riguarda la Fondazione Mariani? Attraverso un progetto e un'attività di formazione dei medici o dei futuri medici, che dura ormai da 40 anni, per la quale ogni anno si fanno due o tre
corsi di formazione per medici e, come dicevo, e futuri medici, e che aiutano a fare quello che servirà e quello che aiutano, dà ai medici e ai futuri medici gli strumenti che servono per alleviare, come dicevamo sì, prima, il presente. Fantastico. Dopodiché chiedo ancora scusa brevissimamente, posso andare avanti, l'ultimo pezzettino, nella speranza che domani la ricerca possa offrire un futuro migliore, e operiamo come Fondazione Mariani anche nella ricerca, ed è l'area nella quale tendiamo di questi tempi, perché è molto importante operare di più. Esatto, quando si parla di ricerca inevitabilmente si pensa al domani, no? E quindi per questo è molto molto importante. Quindi le tre aree sono formazione, sono assistenza e ricerca. Quindi sull'assistenza cosa hai da dirmi? L'assistenza, abbiamo in corso alcuni centri che si chiamano centri mariani, sì, che vivono su convenzioni con alcuni ospedali, come dicevo prima, lombardi, sì. Quattro centri li abbiamo all'Istituto Vesta, un centro, il centro per il bambino fragile, l'abbiamo a Como, all'ospedale Sant'Anna di Como, un centro l'abbiamo al Mondino di Pavia per i disturbi visivi, e un centro l'abbiamo a Monza, all'ospedale San Gerardo. Di tutto questo, cosa fa la Mariani? La Mariani sottoscrive una convenzione con la quale, insieme all'ospedale, raggiunge una determinata attività. Sull'assistenza volevo parlare di un argomento. Prego. Giusto l'anno scorso abbiamo rimesso in acqua una barca, sì, che abbiamo anche sul lago di Como, che abbiamo anche denominato Furibonda, sì, sulla quale ogni tanto i bambini fragili dell'ospedale di Como, ma anche provenienti da altre parti dell'Italia, vengono portati da skipper, sì, sul lago a fare un giro. C'è una psicoterapeuta che verifica quanto questa attività, sì, in barca giova alla cura dei bambini dell'ospedale di Como. Bene, io l'anno scorso abbiamo fatto il varo di questa Furibonda, prima ne avevamo un'altra che era rimasta, credo fosse andata a fondo anche, e abbiamo varato questa barca e io ho fatto un giro, sì, con lo skipper e con alcuni di questi bambini. Vedere questi bambini che, aiutati dagli skipper, si agitano e si muovono tirando le scotte in ciascuna delle virate è non veramente prezzo, una cosa che non ha prezzo. Non ha prezzo. Proseguiamo quindi con la formazione, Lodovico? Certo, prego. La formazione, l'ho già detto prima, organizziamo ogni anno determinati corsi, però della attività di formazione mi piacerebbe anche qui raccontare di una. Prego un aneddoto. È quella che fino a un certo punto un aneddoto, okay, nella realtà. Okay. Perfetto, vai. Allora, è formazione, noi la chiamiamo formazione internazionale. Ok. Perché da 4 anni, domani si chiuderà il quinto, stiamo proseguendo in Africa, sì, un progetto che è un progetto che si chiama DREAM, insieme all'Istituto Vesta e la comunità di Sant'Egidio, per la cura dell'epilessia infantile in Africa. Sì. Abbiamo degli interventi nell'Africa subsahariana, Repubblica Centroafricana e Malawi, e è formazione perché finanziamo l'arrivo in Italia di medici o addetti alla medicina, perché sì, non sempre ne hanno molti di medici, che vengono a studiare qui, okay, e medici di qui che vanno ad aiutare là. L'epilessia infantile da noi è per buona parte curabile. In Africa è un grosso problema perché ne sono affetti i bambini i cui genitori hanno l'AIDS. Ok. E soprattutto è considerata una stregoneria. Anche andare a trovarli non è facile, in più la povertà
influisce. Ecco, noi abbiamo aperto dei centri in Repubblica Centroafricana e in Malawi. Si chiuderà l'anno 21 il quinto anno di finanziamento e naturalmente ci speriamo molto, ma l'ho detto, ma lo direi nei progetti, ma se stiamo dentro nei tempi, se stiamo dentro ci proviamo nei, se stiamo dentro nei tempi. Sulla ricerca hai da dirmi qualcosa? Sulla ricerca velocissimamente? Sulla ricerca velocissimamente, però sulla se fosse questo un scritto, sì, nel quale alla fine si può scrivere continua, okay, allora noi potremmo rinviare a un momento, okay, successivo. Perché? Perché nel campo della ricerca, a parte i bandi che abbiamo finanziato, vabbè, nel passato, abbiamo in questo momento un'attività molto importante che sta svolgendo la Fondazione, a Uno Mattina l'altro giorno è stato anche citato, che leggo, vai, la creazione delle reti della Fondazione Mariani per lo sviluppo di piattaforme, di una piattaforma, chiedo scusa, registri multicentrici per gruppi di patologie. Chiaramente chi mi sta ascoltando sa di quello, no, di cui stai parlando. Ne sa poco di quello che sta parlando. Se è stato già accennato anche in quel programma, poi magari si può approfondire anche tramite il sito, c'è scritto tutto sul sito. Sì, nel sito c'è qualcosa. Presenteremo i risultati di questa attività il 26, intorno al 26 ottobre dell'anno scorso, per via dei 40 anni della Fondazione. Certo. E ne siamo estremamente fieri. Fantastico. Allora, hai un minutino e mezzo più o meno per quanto riguarda i progetti futuri. Hai da farci qualche accenno in particolare? I progetti futuri nascono condizionati dal fatto che il patrimonio iniziale della fondazione è come un albero della frutta. Ci sono degli anni nei quali la frutta cade giù, sì, e tu puoi fare assistenza, formazione e ricerca. Ci sono degli anni nei quali la frutta non scende, quindi bisogna organizzarsi. Adesso ci stiamo anche organizzando con un'attività di fundraising per vedere di mantenere tutte le nostre attività ed eventualmente implementarle, in particolare nel settore della ricerca. Beh, fantastico. Oltre al sito, io ricordo che la fondazione è presente su Facebook, YouTube e LinkedIn. Lì ci sono tutti gli approfondimenti del caso. Che dire, Lodovico, è stato davvero un piacere averti conosciuto. Complimenti per tutto. Vuoi volgere il tuo saluto a qualcuno in maniera speciale? No, salutiamo a tutti. A tutti i bambini malati che non ci, se mai ci ascoltassero nel momento in cui magari si verrà pubblicato l'intervento. Verrà pubblicato l'intervento, e grazie. È ovviamente stato davvero un piacere. Un saluto alla prossima, allora, Lodovico. Grazie. Grazie a te. Saluto. Ciao. Storytime. Evoluzione Radio.